Ciao ragazzi, io sono Lo e vi do benvenuto su CimaSo TV. Eccoci qui con la nona parte di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. In questo momento stiamo facendo la missione Honey Bee che abbiamo interrotto nel video precedente. Iniziamo subito a quel punto là. Ok, eravamo arrivati qua. E abbiamo interrogato un nemico che ci ha detto di un... non mi ricordo cosa. Vabbè, non importa. Dobbiamo prendere questi qua. Perché stanno portando l'ostaggio. Ok. Perfetto. No, ma che... Ok, perfetto. Ok, nemico. Prendi questa. Purtroppo non ho più silenziatore, quindi mi hanno scoperto. Oddio, stack. Questo, il fatto del silenziatore limitato. Non mi piace per niente. Allora, dobbiamo cercare di essere. Va bene. No, beh, se lo vedono, siamo. Perdiamo tutto. Ah, là sono ancora vivi. Allora, c'è quel idiota che ci sta puntando. E un altro idiota. Ci hanno circondati. Ok, allora ci hanno circondati. Perfetto, non poteva andare peggio di così. O forse sì, può andare peggio di così, però non lo so. Allora, vediamo. Ok, dobbiamo portarlo via il più presto possibile. Ma se non hanno, mi hanno neanche individuato. Come dicono le bugie. Ok, il nemico è là. In qualche modo. Devo cercare di evitarli. Tu sei di qua. Allora. Vediamo di procedere piano piano. Poi se ci trovano. Ok. È arrivata la tempesta di sabbia. No, no, sto per usare il Fulton, ragazzi. Ok, forse la tempesta di sabbia ci può salvare, così il nemico non ci vede. Allora, un attimo fermo qui, fratello, perché devo prendere le risorse che sono più importanti di te. No, sto scherzando. Lui ci serve come per completare la missione. Allora andiamo di qua. C'è sempre la musica di sottofondo quando vieni scoperto. E quindi mi tocca parlare tantissimo e tantissimo. Va bene, la tempesta di sabbia è arrivata. E anche l'elicottero dei nemici mi sembra vicino. Ok, tu rimani qua. E il Fulton può andare? 30%, quindi rischiamo di perderlo e come? Allora, andiamo. Ci fermiamo in un punto abbastanza isolato. Tipo lì. E proviamo a usare il Fulton. Ok. Perfetto. Qui potrebbe andare bene. Allora il Fulton si può. 30% di probabilità. 90.
90% di probabilità. E c'è anche la probabilità di beccare il 10%. Sbagliato. Vabbè, io rischio. E vediamo cosa succede. Ci si vede, fratello. Se vai a casa, mi dispiace. Vediamo cosa succede. Vai, per piacere, recuperatelo. Per piacere. Per favore, raga. C'è! Ottimo. Infatti era lui. Ok. Chi è ancora lontano? Va bene, andiamo. Un attimo che chiamo anche le munizioni perché mi servono e come. Qui. No, mi sdraio un attimo e chiamiamo lancio i fornimenti. Set rifornimenti. E cosa cavolo serve? Vabbè. Munizioni e Fulton. Qui. Ok, aspettiamo un attimo che arrivino i rifornimenti. Va bene, allora adesso sappiamo il punto di. Cioè, sappiamo il punto dove si trova Honeybee, l'arma degli Stati Uniti, e dobbiamo andare a prenderla. Ci siamo fatti scoprire una marea di volte in questa missione, perché io veramente faccio schifo nei giochi stealth. Sì, lo so, è la seconda volta che lo dico. Però solo per ricordarvelo che faccio veramente schifo. Ok, ecco le munizioni che stanno arrivando. Da dove cavolo stanno arrivando? Vabbè, spero che non vadano a sbattere con qualche montagna, perché come era successo con i C4. Eccole qua. Sì. Abbiamo anche il silenziatore. Andiamo. Allora, possiamo entrare da qua? Ok, perfetto. Siamo dentro. L'Honeybee si trova a 130 metri da noi. Quindi dobbiamo farci 130 metri. Che cavolo? La luce così mi spaventa e come. Allora là c'è un diamante in teoria. Sì. Diamanti grezzi. Allora andiamo di qua. Eida. Bello dormire, vero? Uno sopra l'altro, in mezzo alla sabbia. Va bene, di qua. Ok, è chiuso. Vediamo da come possiamo passare di là. In teoria qui non c'è nessuno, quindi posso correre. Ovviamente libero di correre. Ok, qui è la prima volta che ci vado, quindi è meglio andare piano piano. No, non è la prima volta, c'è il nemico stordito. Ma come cavolo faccio a passare di là? Boh, allora. Sì, ma dove cavolo passo? Grazie. Allora, vediamo. Se ti faccio vedere col binocolo il passaggio istruito, mi dici qualcosa? Va bene, grazie. Allora, proviamo andare di qua o da qualche parte, cavolo, perché Miller non ci vuole aiutare. Mi ha detto che potevamo chiamarlo ogni volta che ci serviva aiuto, però. Si vede che lui non può dirci niente. Allora, esploriamo sto labirinto e vediamo cosa ci può fare. Ok, andiamo di qua. Ho tantissima paura di incontrare qualche nemico. Allora, diamanti. Diamanti e nemici. Sì, ma che cavolo, dove girati proprio adesso? Ma lo fate apposta? Vabbè, dai, dormi anche te per piacere. Eccoci qua. Sembra fatto apposta. Ogni volta che esco si girano. E dove cavolo era l'altro diamante? Allora, boss. Cerchiamo il diamante. Sì, anche dai, scoprimi per piacere.
Dai, per favore, sei l'unico che rimane. Dormi. No, se, ti sei portato anche qualche fratello dietro? Quello là è tosto. O sono io che faccio schifo? Va bene, andiamo. Di qua. Vediamo se c'è qualcosa nei dintorni. Niente. Allora andiamo di qua. Perfetto. Di qua. Ok, di qua. Che cavolo era quello? Ok, scusa Rospa. Un nascondiglio per i diamanti. Dormi. Ecco, diamanti, diamanti. Soldato sovietico. Progetto. Al ritorno, forse. Cioè, possiamo prenderlo. Prima di tutto andiamo dei diamanti perché sono molto importanti per noi. Ok, diamanti. C'erano altri? Qui. Ok, qua dentro. Vediamo come possiamo arrivare di là. Vabbè. Appena andata da questa parte di qua. Cosa si fa per i diamanti? Che stupido che sono. Allora di qua. Ma non importa. È solo un diamante, raga. Andiamo di qua. Facciamo la missione. È solo un diamante, ho detto. Solo un diamante. Come se i diamanti non costino. Ok, finalmente vedo acqua. Acqua. Mi ricorda un posto di Metal Gear Solid 3. Non so se lo ricorda anche a voi. E poi ci sono questi suoni tetri dietro che non so cosa significano. Significhino. Allora andiamo di qua. E dove diavolo è l'honeybee? Questo? Ecco, honeybee. Ok. Perché no? Ok. Quindi non posso usare l'honeybee. Allora, supporto spara. Helicottero. Richiede l'elicottero, punto di recupero. Allora. Ah, sì. Ok, va bene. Così distante? Va bene. Ok. Andiamo di qua. Perfetto. Dobbiamo ritornare da dove siamo partiti. Come se fosse facile. Allora, torniamo all'elicottero. O al punto di atterraggio. Ok, raga, non so cosa cavolo è successo. No. Sono loro. Sapevo che sta andando tutto troppo liscio. Chi diavolo è questo? Allora. Chi diavolo è? Sono arrivati i teschi. E. Che cavolo è quella mano?
Cosa è successo? No, stai bene? È bloccato da qualcosa. Avevo una sensazione che era al contrario. Ma che diavolo è quello? E questo? Skullface? Allora, sì, Xoff. È lui, è Skullface. Come sei cambiato? Significa, sei diventato un demone per delle armature come quella? Cosa? Non sono riuscito a leggere. Allora, questo è Skullface, che lo incontriamo per la prima volta in Ground Zeroes. Cioè, non lo incontriamo, ma lo vediamo. Prima o poi capire il quadro generale della situazione. Ma che cosa vuole Skullface? Da Big Boss. Eccolo. Bella la maschera, Skull. Bella quanto la tua faccia. Bellissima. Se riuscirei a uscire vivo di qui. Allora, non ci... Allora, sono arrivati i teschi? No, ma che cavolo? Che cavolo sono quelli? Non ci posso credere. Riposa in pace, ma sai che io ritornerò, fratello, e non ti lascerò vivo. Ci vediamo all'inferno, boss. Sì, ci vediamo all'inferno, Skullface. Ok, dai, boss. Ce la possiamo fare, distruggiamoli tutti, spacchiamo i culi. Vai, boss. E che cavolo è quello? Va bene. Cosa... Vero? Ma va? Non era grande, gigante, è gigante. Capito? Usa i verbi, fratello. Sembra il Metal Gear, però non vorrei dire stupidaggini. Eccoli là che mi stanno cercando. E boss, scappa, dai. Non possiamo farli fuori. Che diavolo è quello? Allora, che cavolo sta succedendo? Ehi, che cosa? Come cavolo hanno fatto a farlo fuori da così distante? Eccoli! Io come... Cosa cavolo devo fare adesso? Fratelli, ditemi cosa devo fare perché... aiutatemi. Cioè, sembrano zombie... stile Flash. Allora... mi avete visto? È l'unità nebbia, i teschi. Come cavolo... Cosa faccio? Ok ragazzi, come potete vedere siamo contro i teschi e ovviamente loro sono troppo veloci. Abbiamo un missile, Honeybee. Ah, allora posso usarlo. Allora andiamo di qua. C'è il poster, prendiamolo. Di qua, di qua, di qua. Qui ne avevo visto un altro infatti. Allora. Sì. Ok, cambia arma, boss. Honeybee, ok. Guarda lì come arrivano. Allora. Meglio mettersi. Oh, cavolo. Culo. Sì, mi sa che li ho beccati. Sì. Teschio neutralizzato, raga. Ok, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Me la sento, ci siamo quasi. Cavolo. Cavolo. Di qua, passiamo in mezzo a questi. E... Dai, allora. Beccati questo. Sì. Ah ah ah. Dai che sto capendo come funziona. Sì. Dai fratelli, ce la possiamo fare. Ok.
Ragazzi, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Qua. Se teschio neutralizzato. Ne manca solo uno. E dobbiamo cercare un marine, o cioè un sovietico forse. No, un marine. Che sia contagiato come loro, tipo uno zombie. Perché sennò non possiamo farlo fuori. No, un attimo, di qua c'era tipo una cosa che poteva esplodere. Una tanica di benzina. Qua da qualche parte, mi ricordo. Ok, perfetto, non posso vedere un cavolo. Sto correndo a vuoto. E se quello là mi fa fuori, veramente io sono scarso. Ok, forse di là c'è qualcuno. Boh. Cos'è? Sì, teschio neutralizzato. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta? Sì, cavolo, ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Che. Ok. Va bene. Ce l'abbiamo fatta, raga. Abbiamo fatto fuori sti cosi qua, gli skulls. Che cavolo è? Va bene, allora. Cioè, non, Miller, non puoi farmi un favore e mettere l'elicottero qua? No, no, boss, da un elicottero, puoi arrivare solo là. No, un attimo. Bomba di recupero. Sì. Vieni qua. E vai, là c'era. Mi ricordo che c'era. Scusate. Mi ricordo che c'era un progetto. Ecco qua, arma primaria. Ecco qua, progetti. E vai. Infatti, allora apriamo un attimo qua. Già che ci siamo. Non ci posso ancora credere che abbiamo fatto fuori i teschi di Scalla. Ok, qui era una sala interrogatori, probabilmente. Un poster. Manifesto poster, che cavolo dico. Ok, P quad è arrivato. Finalmente. No, sta arrivando. Va bene, allora. Io ancora non ci posso credere che ho fatto fuori loro. Tramonto imminente. Un attimo. Che devo vedere qua. 0%. Va bene. Allora andiamo dai P-Quad. Finalmente ritorniamo nell'elicottero. E forse andremo anche alla Mother Base. E eccoci qui nell'elicottero. Non ci posso credere. Abbiamo fatto fuori i teschi. E vai raga, sono contenti. No, un manifesto, ho lasciato un manifesto. Vabbè, non importa, era solo un manifesto. In carica la missione completata, 4 su 6. Acquisito personale con nuove abilità. L'unità di casa di livello 7. L'unità di supporto da base 6 di livello 5. L'unità di supporto è 6 di livello 6. Il ruolo recupero sì, Mother Base. Ehi là. Quante robe. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato la missione. Quindi l'unità nella nebbia. La loro velocità e il modo in cui salta non sono umani, in quelle deformità. Sì, secondo me sono zombie. Hanno attaccato anche i sovietici. Quella specie di scheletro al loro comando, quella fare gigantesca che l'ha portato via. Infatti, che cavolo era? I Metal Gear? Che diavolo sono? Infatti. Cypher, sono loro, Cypher? Vabbè, qual è il loro obiettivo? Perché sono in Afghanistan? Perché infatti sono in Afghanistan? Forse semplicemente per il fatto di far fuori Big Boss. Cosa vorranno, Cypher? Cosa vuole, Zero? E chi è Skullface? Ecco il pilota. Ehi là, fratello. C'è un'altra cosa che mi preoccupa. Ciò che è successo agli Amid? Sì. Interi squadroni di esperti uccisi senza neanche combattere nessuna traccia di armi chimiche. E se fossero loro gli teschi? Siamo qui per scoprirlo. Cosa cavolo sarà successo? Se avremo davvero bisogno di saperlo, la verità verrà a galla. Ovviamente verrà a galla, fratello. Anche se non è piacevole. E finalmente, eccolo qua, Honeybee. I premi. Parte dello stemma Octopus. Octopus. Questo qua, bellissimo. Bellissimo. Unità di spionaggio. Basta, stiamo creando una nuova unità di spionaggio per supportare le zone operative. Grazie. I membri di questa squadra usciranno sul campo per condurre la ricognizione. Conoscere in anticipo la forza.
Sì, potete leggere, scusate. Ok, alla boss. Infatti, vediamo. Va bene. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Ehi là, Silent Basilic. Bellissimo. Anche te sei bellissimo. Te sei più bello di tutti. Wow, quanti. Il cane che hai portato indietro. E vai, D-Dog. Ho abbassato l'audio per sbaglio. Va bene, fratello, tra un po' torneremo alla Mother Base. Solo per te. Però ovviamente non abbiamo tutto il famoso bonus che diceva Miller. Mother Base, Diamond Dogs, Mare delle Seychelles, piattaforma di comando. Eccola, D-Dog e Ocelot. E là, fratello, bellissimo. E seguiva gli ordini, vero? Il boss è sempre pieno di sangue quando incontra Lily. Che carino. Purtroppo ancora non ce la fa. Diamond Dogs. Ok, raga. Siamo arrivati alla Mother Base. Nuove offerte di lavoro. Ok, allora andiamo a sottolineare questo per aumentare il morale. Ok. E facciamo così anche la doccia. E finiamo questa parte del video. Allora, tra un po' finito la doccia. E ok. Ok ragazzi, per ora è tutto, ricordate di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ci tocca usare le maniere forti. C'è anche quello là, ci ha visto?